davanti a quelle gigantesche cose che chiamano casse, ha avvertito immediatamente sia a livello dello stomaco, del diaframma, dei polmoni, quando la musica è ad altissima intensità, l'onda sonora emanata dalla musica. Poi abbiamo dei microfoni, che sono le orecchie. Le orecchie sono i microfoni che percepiscono in un modo più raffinato, e sono deputate a quello, l'impronta musicale, la vibrazione dell'aria che chiamiamo suono. L'orecchio esterno, con la mirabile struttura del padiglione che è fatto apposta per raccogliere i suoni in un modo sublime, in un modo raffinatissimo. L'orecchio medio, l'orecchio interno con l'organo del corti, il nervo acustico che poi trasmette al cervello, e qui le cose cominciano già a complicarsi, perché finché si tratta di un tubo simile al filo di un ferro da stiro, parlo del nervo acustico, tutti sanno benissimo che se questo nervo si taglia, come tagliare il filo, ripeto, di un ferro da stiro, il ferro non scalda più. In realtà le cose diventano complicate a valle, quando il nervo acustico si sfiocca in una serie di radiazioni acustiche, quindi di strutture ultramicroscopiche ramificate che si diffondono nei due emisferi cerebrali, il destro e il sinistro. E qui abbiamo già una cosa estremamente interessante, cioè l'arrivo di questa vibrazione sonora a livello cerebrale è elaborata in modi diversi dai due emisferi. Si è accertato che nell'emisfero destro, noto anche in un modo un po' punitivo come cervello secondario, arriva immediatamente la percezione della melodia e del ritmo. Non è quindi una percezione, diciamo, naif, di tipo sintetico, non raffinata, non intellettuale, non analitica, che avviene in un secondo tempo, non in tutti, nel passaggio dall'emisfero destro all'emisfero sinistro, che è quello dove si ha il linguaggio verbale, che è un'operazione nettamente più raffinata e più analitica della percezione o della fruizione del linguaggio musicale, e quindi possiamo avere due tipi di ascoltatori della musica. Un primo tipo, genericamente possiamo chiamarlo naif, in cui funziona solo l'emisfero destro. La mancanza di cultura musicale, la mancanza di capacità e di conoscenze tecniche ferma lì la percezione musicale. Le ballate popolari, le ninna nanna, le canzoni trasmesse oralmente di padre in figlio, eccetera, e che danno emozione, si fermano all'emisfero destro. L'ascoltatore acculturato è in grado, ma esiste ovviamente questa necessaria condizione perché questo avvenga, è in grado di trasportare l'impronta musicale all'emisfero sinistro, dove viene analizzata nei suoi aspetti più raffinati, intellettuali e analitici. Questo non avviene in tutti, quindi abbiamo due tipi di ascoltatori. Fornari, che vi ho citato poco fa, nel suo Psicoanalisi della musica, consapevole di questo fatto che è una delle poche certezze che abbiamo, è un sostenitore dal punto di vista neurologico del melodramma, perché sostiene che il melodramma, in quanto composto di una parte diciamo verbale e di una parte musicale, costringe necessariamente l'ascoltatore all'uso non simultaneo dei due cervelli. Non simultaneo vuol dire che evidentemente dobbiamo supporre che l'ascoltatore di un'opera lirica
alterni continuamente e in modo anche abbastanza rapido la percezione istintuale dell'emisfero destro, quello che lo fa commuovere. È singolare tra l'altro questo emisfero destro chiamato cervello secondario, quindi con una specie di sminuizione dell'entità cerebrale, non sia presente nei computer. I computer sono solo emisfero sinistro, non esiste la capacità nel computer della commozione, del turbamento, per adesso non voglio avanzare ipotesi che diventerebbero fantascientifiche, del turbamento, della commozione, tutte cose che derivano dall'emisfero destro, mentre nell'emisfero sinistro avremo la decrittazione della parte parlata, detto brutalmente, della trama, del melodramma, e anche la decrittazione di degli aspetti tecnici più complessi della musica intesa proprio da un punto di vista, tra virgolette, quasi scientifico. Il compositore russo Shebalin nel 1959 venne colto da un giovane, era dei primi del Novecento, venne colto da un gravissimo ictus che lo rese emiplegico, per cui in realtà l'ictus, visto che era presente una completa afasia, incapacità di parlare, aveva colpito l'emisfero sinistro. Il compositore continuò a lavorare, forse scrivendo, forse dettando la musica ai suoi allievi, e nel 62, un anno prima di morire, compose una quinta sinfonia che io non ho mai sentito, non so neanche, ma che Shostakovich giudicò un'opera sublime. Quando un'opera di grande raffinatezza, di grande profondità. Quando l'anno dopo Shebalin morì, l'autopsia rivelò una completa atrofia e quasi necrosi dell'emisfero sinistro, cosa che giustificava ampiamente il fatto che fosse afasico, che avesse ridottissime capacità intellettuali, ma che fosse in grado, come si dimostrò facilmente davanti alla sua opera, di comporre musica esattamente come prima, anzi forse meglio. Qualcuno poteva anche avanzare questa piccola, ridicola malignità. Quindi le lesioni dell'emisfero sinistro non compromettono la capacità di continuare a percepire la musica in chiave esclusivamente emozionale e sintetica. Una paziente che è capitata all'Istituto dei Tumori, dove io lavoro, alla mia osservazione, mi raccontava, dopo una neoplasia che l'aveva colta all'emisfero sinistro, mi raccontava i suoi sintomi cantando, cioè doveva ricorrere a una sorta di ninna nanna, e in questo modo era in grado di raccontarmi la sintomatologia gravissima. Non era in grado né di scrivere né di parlare, cioè mancavano i centri dell'emisfero sinistro che governavano la consuetudine verbale o grafica. Sul piano, questa cosa ha stabilito, soprattutto nell'osservazione del neonato, una cosa molto curiosa, perché questo cervello secondario, questo emisfero destro, che si è detto per inciso, non stiamo parlando di due appartamenti, esistono connessioni, come si può immaginare, tra i due emisferi che non li rendono così ermeticamente isolati. Non stiamo parlando di due appartamenti, stiamo parlando di un appartamento con due salotti, ecco. Due salotti che però nessuno di noi può frequentare contemporaneamente. O prende il caffè in uno o prende il caffè nell'altro, e questo è il meccanismo, il raffinatissimo meccanismo cerebrale. Però ci sono tutte e due, possiamo spostarci con qualche difficoltà,
dall'emisfero destro all'emisfero